a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole, così ho pensato di osservare un po' gli uccellini. Oh, guardate! Ci sono i gemelli, Barry e Carrie! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, team di carro attrezzi! Oh. Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! Adesso facciamo subito un controllo. Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah! Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Acciù! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici! Ci può aiutare a guarire molto più in fretta! Il pesciolino è sano e salvo adesso! I suoi amici dovevano essere molto preoccupati! Beh, tutto è bene quel che finisce bene! Ci vediamo presto! Ciao! Andiamo, Blu! Credo sia ora di andare a dormire! Buonanotte, meccanici! Ah? Bobby! Che cosa fai qui a quest'ora? Oh, cielo! Serve una ruota nuova! Posso pensarci io! Però, dobbiamo fare silenzio! Oh! Bobby. Buonanotte! Beh, mi sa che mi sdraio qui un minutino. Bentornati all'officina di Geco! Oggi è una bella giornata di sole, quindi Rosso torna sul tetto. Rosso sta finendo di installare i nuovi pannelli solari. Assorbono l'energia solare e la convertono in energia pulita per tutta l'officina. Ciao, Bobby! Wow! Ma guardati! Sei tutto sporco e ti abbiamo lavato appena ieri! Non fa niente! Splish, splash, splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Scintillante e pronto a tornare in strada, Bobby!
sei di nuovo sporco! Come può essere successo? Credo sia meglio lavarti a mano stavolta. Pulitissimo! Puoi riprendere il tuo giro, Bobby! Ecco che cosa ti sporca di continuo! Il tuo vecchio motore a benzina! Ti piacerebbe avere un bel motore elettrico, invece? I pannelli solari sono pronti? Ah! I pannelli raccolgono energia solare e danno a Bobby energia pulita per farlo funzionare. Ah, urrà! Ci vediamo presto per divertirci ancora all'officina di Jacko! Ciao, Bobby! Oh, cielo! Ti sostituiremo noi quel vecchio paraurti. Ah, molto bene, meccanici. Potreste rimuovere il paraurti, per favore? Ma state attenti. Oh, piano, piano! Sì, così. Fate attenzione, meccanici. Dobbiamo lavorare come una squadra. Grazie, verde! Ah, Oh, mi dispiace tanto! Dovrete finire di sostituire il paraurti da soli, meccanici! Bene, meccanici, dovrete lavorare come una squadra! Oh, ottimo lavoro, meccanici! È questo che intendevo con lavoro di squadra! Molto bene, Bobby! Bella presa, verde! Ehi, ciao a tutti! Bentornati all'officina di Jacko! Oggi è una giornata tranquilla! Stiamo facendo le pulizie di primavera! Ah, che cosa sarà mai questo rumore? Bobby, il bus! Non sembri stare bene! Andiamo! Facciamo subito un controllo! Oh, cielo! Bobby non sta per niente bene! Vediamo se riusciamo a capire cosa non va. Forse il radiatore ha bisogno d'acqua! Svelti, svelti, meccanici! Non sono stelle. Aspetta un momento. Povero Bobby ha una perdita d'olio. L'olio serve a far girare bene il motore. Adesso la ripariamo. Abbiamo trovato il problema, niente paura! C'è una perdita di olio dalla tubatura!
Verde salderà il danno in pochi istanti, con tante scintille molto brillanti. E un bel cerottino terrà pulita la tua bua. Urrà! Bel lavoro, Blu! Bel lavoro, Verde! Adesso ti senti meglio, Bobby? Un altro cliente soddisfatto! È tutto per oggi! Ci vediamo la prossima volta all'officina di Geco! Ciao! Cosa? Fiona all'autopompa! Qual è il problema? La tua manichetta non funziona? Diamo subito un'occhiata! Non preoccuparti, Fiona! Ti aggiustiamo in un baleno! Prendo la mia chiave inglese migliore! Cosa? Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, Gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto! Grazie per essere venuta all'officina di Geco, Fiona! Ciao! Oh, che cosa succede, Verde? Wow! Cat ed Elena sono venute a provare il nuovissimo attrezzo! All'opera, meccanici! Ciao, Kat! È arrivata l'ora di montare un kit extra speciale! Svelti, svelti, meccanici! Geco, posso parlare con lei? Grazie, Kat! Qualcosa non va, Corazon? Mi daresti una mano con una cosa? È pronto per un giro di prova! Aspetta! Niente giro di prova senza Verde! A volte neanche io mi sento bene, Verde! Ma le emozioni negative passano! Come le nuvole! Kat, noi siamo già in campo! Verde, io credo in te. Ottimo lavoro, Kat! È stato davvero meraviglioso! Tutto un merito de Verde! Ottimo lavoro, Verde! Ciao a tutti! Stiamo aggiornando l'autolavaggio, così spruzzerà colore! Ok, mamma camion, vai!
Adesso dobbiamo solo aspettare che si asciughi. Che cosa facciamo? Che ne dite di giocare a nascondino? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Pronti o no? Sto arrivando! Camioncina e i meccanici, mamma camion? Dove potrebbero essere? Finiti! Magari vado a controllare qua giù! Bentornati all'officina di Geco! Oggi è una giornata tranquilla! Stiamo facendo le pulizie di primavera! Oh, che cosa sarà mai questo rumore? Bobby il bus! Non sembri stare bene! Andiamo! Facciamo subito un controllo! Oh cielo! Bobby non sta per niente bene! Vediamo se riusciamo a capire cosa non va! Forse il radiatore ha bisogno d'acqua! Svelti, svelti, meccanici! Non sono stelle. Aspetta un momento. Ah-ha! Povero Bobby, ha una perdita d'olio. L'olio serve a far girare bene il motore. Adesso la ripariamo. Abbiamo trovato il problema, niente paura! C'è una perdita di olio dalla tubatura! Verde salderà il danno in pochi istanti, con tante scintille molto brillanti! E un bel cerottino terrà pulita la tua bua! Urrà! Bel lavoro, Blu! Bel lavoro, Verde! Adesso ti senti meglio, Bobby? Un altro cliente soddisfatto! Per oggi. Ci vediamo la prossima volta all'officina di Geco. Ciao! Ma cosa sarà mai successo qui? Ho reso Vicky il furgoncino dei gelati più veloce del mondo. Ma è partita a razzo ancora prima di darmi un gelato. Oh, bisogna fermare Vicky prima che causi ancora altri danni. Eccola che arriva. Pronto, Blue?
fatto, Blu! E così adesso darà a lui il mio gelato! Io odio i razzi! Andiamo, meccanici! Vediamo se Weasel sta bene! Ci vediamo presto! Ciao! Ciao, Bobby! Oh, cielo! Ti sostituiremo noi, quel vecchio paraurti! Ah, molto bene, meccanici! Potreste rimuovere il paraurti, per favore? Ma state attenti! Piano, piano! Sì, così! Fate attenzione, meccanici! Dobbiamo lavorare come una squadra! Oh, grazie, Verde! Oh, mi dispiace tanto! Dovrete finire di sostituire il paraurti da soli, meccanici! Verde. Molto bene, meccanici! Dovrete lavorare come una squadra! Oh, ottimo lavoro, meccanici! È questo che intendevo con lavoro di squadra! Molto bene, Bobby! La presa, Verde! Per tutti i cacciaviti a croce, meccanici! La porta dell'officina è incastrata per bene! Sei stata tu, Tilly? Guardate, è Trevor il trattore! Oh, sembra che ti serva il nostro aiuto! Seguimi! Bulloni. Ho capito qual è il problema di Trevor. Dobbiamo aggiustare i tuoi ingranaggi. Meccanici, ho bisogno che mi portiate un po' di olio e... la chiave inglese extra large di nonna Geco. C'è bisogno di muscoli super forti per sollevare questa chiave inglese! Ah, fatto! Così va molto meglio! Per fortuna è stato semplice aggiustarli! Metti in moto, Trevor! Hai bisogno di forti ingranaggi per trainare tutto quel peso! Forse Trevor potrebbe aiutarci con la nostra porta! Tirate, amici! Evviva! Ottimo lavoro di squadra! Ci vediamo presto, Trevor! Ciao! Buon Halloween! Tutto bene, meccanici! Sono solo io, Geco!
Oh! Aspettate un momento! Cos'è questo rumore spaventoso? Eccolo di nuovo! Oh, spero che non sia uno spaventoso fantasma di Halloween! Fiu! Qualunque cosa fosse, credo sia andata via! Cosa? Oh! Oh no, meccanici! Ho paura che l'officina sia infestata! Blu. Ehi, un momento! Blu, fa un passo avanti! Il rumore si sente solo quando tu ti muovi! Bene, niente panico, brividi e urla! È la ruota di Blu che cigola, quindi non è nulla! Uno spruzzo d'olio per togliere il cigolio e possiamo dire fantasma addio! Fiu, la paura è passata! Ora possiamo andare a fare dolcetto o scherzetto! Buon Halloween a tutti voi! Ciao! Ciao a tutti! Eric l'escavatore è qui per la revisione! Deve essere in forma e in salute per tutti gli scavi che deve fare! Chi vuole aiutarmi? Io credo che sceglierò... gialla! Lo so che vuoi giocare, ma sono sicuro che ti divertirai ugualmente anche lavorando! Iniziamo dando un'occhiata al tuo motore, Eric! Da una bella e sonora sgasata! Puoi fare meglio di così, Eric! Gran bella presa, gialla! Ora passiamo a controllare i tuoi cingoli, Eric! Ultima parte della revisione, Eric! Ora vediamo come sta il tuo braccio escavatore! Serve un po' di olio, gialla! Molto bene, Eric! Hai superato la revisione e ora sei pronto per molti altri scavi! Ti vuoi unire a loro, gialla? Te l'avevo detto che ti saresti divertita! A presto con nuovi lavori e divertimento qui all'officina di Jaco! Che belli i vostri costumi di Halloween, meccanici! Siete pronti per fare dolcetto o scherzetto? Mi dispiace, devo finire di fare il cambio dell'olio a camioncina! Voi intanto andate, vi raggiungo tra poco! Dolcetto o scherzetto? Non vi darò nessun dolcetto se prima non mi spaventerete. E io non ho paura proprio di niente. Oh, principianti, che peccato, dovrò mangiarmi questi dolcetti tutti da solo. Già tornati!
dispiace tanto. Ehi, che cosa c'è, camioncina? Ah, ah! Sì, questa è un'ottima idea. Oh, saranno altri mostriciattoli mangiatori di caramelle? Lasciatemi in pace! Non voglio nessun... No! No! Ottimo lavoro, camioncina! Sei riuscita a fargli prendere un bello spavento! Felice Halloween, amici! Oh, sei arrivato un po' in anticipo? No! Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato! Coraggio, dormiglioni! Dovreste essere pieni di energia, vi siete ricaricati tutta la notte! Forza, iniziamo a riparare Eric, così potrà ripartire! Cosa gli prenda oggi? Oh? Oh, hai ragione, Eric! La loro stazione di ricarica non era attaccata! Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi! Su, coraggio, dormiglioni! È ora di ricaricarsi! Oh, scacco matto! Meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche. Quindi, mettetevi tutti al lavoro! Abbiamo finito! Ciao, ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Jeco. Così bello stare in vacanza! Io adoro il campeggio! Oh, la fiamma si è abbassata! Gialla, prenderesti altra legna, per favore? È il momento di una storia! Credo che il libro delle storie sia nella roulotte, Verde! Grazie, Gialla! Aspetta un momento! Quelli sono i blocchi delle ruote! Il che significa... Presto! Dobbiamo fermare la roulotte! C'è un modo per riuscire a fermarla! Ah! Grazie, Verde! Ah! 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 Emergenza finita! Sì, Verde, è l'ora della storia adesso! Ci vediamo presto! Ciao! Oh, grazie, Rosso!
Oggi è una giornata davvero molto calda. Guarda laggiù, Rosso! Camioncina e Mamma Camion vanno a fare un picnic, ma Camioncina non ha affatto un bell'aspetto. Tranquilla, Camioncina! Forza, andiamo a vedere cosa c'è che non va! Ecco! Oh! Oh, ho capito qual è il problema! Sei troppo calda, Camioncina! Presto, meccanici, portatemi dell'acqua! Non hai bevuto abbastanza acqua, non è vero? Ah, è molto importante bere tanta acqua quando fa molto caldo! Così va meglio? Ma secondo me sei ancora troppo calda! Mi è venuta un'idea! Rosso, per favore, imposta il lavaggio a freddo! Molto bene, Camioncina! Va a rinfrescarti! Così va meglio. Ora potete tornare al vostro picnic. Passate una bella giornata. Ciao a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tildy carro attrezzi! Oh. Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! Adesso facciamo subito un controllo. Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah! Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Achiu! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici! Ci può aiutare a guarire molto più in fretta! Il pesciolino è sano e salvo adesso! I suoi amici dovevano essere molto preoccupati! Beh, tutto è bene quel che finisce bene! Ci vediamo presto! Ciao! Molto bene, meccanici! È la vigilia di Natale e la nostra officina è tutta addobbata! Sapete tutti cosa volete da Babbo Natale? Oh, tu non lo sai, Blu? Farai meglio a decidere. Babbo Natale arriverà presto. Oh, wow! Ho detto presto, ma non credevo così presto. Ciao, Babbo Natale! Geco, mi serve il tuo aiuto. Le renne sono malate e la mia slitta non può volare. Ma io stanotte il cielo devo attraversare. Se non consegno tutti i regali ai bambini, nessuno il Natale potrà festeggiare, né grandi né piccini. Oh, tranquillo, Babbo Natale! La faremo volare noi! Oh, oh, oh. Oh. Oh.
Il Natale è salvo, ve ne sono grato. Ecco a voi un regalo per avermi aiutato. Ah, proprio quello che mi serviva. Grazie, Babbo Natale. Tu hai deciso cosa vorresti, Blue? Oh, oh, oh. Ti piacerebbe fare un giro sulla mia slitta? Allora vieni, salta su. Forza, andiamo in fretta. Ho, ho, ho! Buon Natale da tutti i meccanici dell'officina di Geco! Buon Natale! Ecco fatto, Eric! Va meglio adesso? Oh, cos'era quello? Oh, è Max il Monster Truck! Non dovrebbe giocare qui! I cantieri edili sono molto pericolosi! Guardate quanti pasticci sta combinando! Oh, oh. Oh no! Max ha finito la benzina! Dobbiamo tirarlo fuori prima che il cemento si solidifichi! Veloci, meccanici, prendete una tanica di benzina! Oh, oh cielo! Il cemento diventerà duro in meno di un minuto! Ah, come posso fare a portare questa tanica di benzina fino a Max? Oh, Eric fa da ponte! Il cemento si è quasi solidificato! Vai, Max, vai! Sembra che Max abbia imparato la lezione! Grazie, Max! Un'altra emergenza è risolta! Alla prossima volta! Ciao! Andiamo, meccanici! Tocca a Fiona l'autopompa oggi! Wow! Sono Weasel la donnola, proprietario del nuovo Le ruote di Weasel. Totale automazione per una veloce riparazione. Salve, signor Weasel. Io sono Geco. Oh? Oh, ecco il mio primo cliente. Non ce n'è per nessuno. Le ruote di Weasel è il numero uno. Ci vediamo, Rana. Oh. Il mio nome è Geco. Bene, Fiorella! Non ci vorrà molto! Non sono sicuro con quale pulsante si avvii il servizio. Premendoli tutti, qualcosa accadrà! Alla prossima, Felicity! È stato davvero veloce! Oh, cielo! Non sembra stare bene! Vieni, Fiona! Diamo un'occhiata! Ah, ecco il problema! Weasel era così preso da fare le cose di fretta che ha messo del sapone nel tuo serbatoio dell'olio! Abbiamo risolto il problema. Ora Fiona corre senza più bolle.
Sono certo di aver premuto il pulsante giusto. Ops! Ci vediamo presto all'officina di Geco! Ciao! Ora, Max! Oh, che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero, Molly? Resta qui! Arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Geco! Sta a vedere! Quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi! Oh no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore! Sistemiamo quelle molle, va bene? Vai, Molly! Geco crede di poter montare delle molle migliori della mia! Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve! Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti! Perfetti cacciaviti a croce! Chi potrebbe essere? Oh, ciao, Rana! Probabilmente non hai notato la mia nuova auto! Lui è Sylvester, o Sly per gli amici! Ciao, Sylvester! Molto piacere! Scusateci tanto! Qualcuno ha bisogno d'aiuto! Dylan ha problemi al cantiere edile! Vi aiutiamo noi! Arriveremo in men che non si dica! Oh cielo! Credo che dovremmo andare comunque! Su, su, Tilly Carro Attrezzi! Chiedo se possiamo aiutare Dylan senza avvicinarci a quell'orrido fango! Ah, non quel pulsante! Sapevo di farcela! Tira, Sly! Devo davvero fare tutto da solo! Oh, tirami fuori, Sly! È tutta colpa di questo terribile fango! Tranquillo! Ti libereremo presto! Svelti, svelti, meccanici! Forse ti va di far visita al mio autolavaggio, Sly? E ovviamente puoi venire anche tu, signor Weasel! No, grazie! Ci vediamo molto presto! Ciao! Ciao a tutti! Bentornati all'officina di Geco! C'è molto fango quest'oggi, quindi stiamo preparando l'autolavaggio! Guardate! Sta arrivando camioncina per essere pulita ben bene! Ehi, ciao, camioncina! Lasciami indovinare perché sei venuta!
Splish, splash e splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Così non va bene! Sei ancora tutta sporca! Eh? Ma certo! Non l'abbiamo riempito con il sapone! Non si può pulire perfettamente senza sapone! E adesso che il carico di sapone è pronto, leviamo tutto il fango di torno! Oh! Ma che strano! I rulli avrebbero dovuto togliere le bolle di sapone! Oh! Ah, sì, ci sono! Camioncina è ancora troppo piccolina per essere raggiunta dai rulli! L'autolavaggio ha funzionato! E ora Camioncina è pulita e splendente! Saluti a tutti da Jaco! Ciao! Adoro come hai sistemato l'officina, mio piccolo Jackie! Sai, ai miei tempi era davvero molto diversa! Grazie, nonna! Ti stai divertendo a farti sistemare, Miles? Lo avete davvero tirato a lucido, piccolini! Aiuto! Il signor Weasel è nei pasticci! Nonna, aspetta! Grazie, Rosso! State indietro, ragazzi! Nonna, in arrivo! Signor Weasel, che cosa sta succedendo? L'acceleratore di Sly è bloccato! Non riesco più a rallentare l'auto! Aiuto! Nonna! Il tettuccio apribile! Ce la puoi fare, piccolo! Jaco, forza! Falla fermare! Oh, sotto all'acceleratore c'è una gomma da masticare! Ci è mancato davvero poco! Sciocchezze! Avevo la situazione sotto controllo! Non ci sarei mai riuscito senza di te, nonna! Nessun problema, piccolo! Sei stato sveglio! Sono fiera di te! Oh, grazie, nonna! Oh, ciao a tutti! Io e Blu stiamo andando a prendere un albero di Natale per l'officina! È Bobby il bus! È bloccato! Questa cioccolata calda ti scalderà! Non preoccuparti, Bobby! Presto sarai di nuovo libero! Così non va bene! Sganciaci, Blu! Dobbiamo provare qualcos'altro! Oh no!
Anche Tilly è bloccata nella neve! Oh, caro Blu! Ora siamo bloccati anche noi! Non essere triste, Blu! Qualcuno ci aiuterà! Intanto questa cioccolata calda ci scalderà! Oh! Guarda! La cioccolata calda ha sciolto la neve! Ho avuto un'idea! Sì, funziona! Arriviamo, Bobby! È tutto a posto, Bobby! Ma ora che cosa ne facciamo di questo albero caduto? Perfetto! E buon Natale a tutti voi! Oh, ottimo lavoro, Kat! Grazie, Jaco! Siamo qui alla base di Kat perché oggi è il suo compleanno! Le abbiamo preso un'enorme torta! Ma shh! Lei ancora non lo sa! Dobbiamo scendere in fretta, Elena! Ferma il rotore! Pronto, Jaco? Quasi! Quasi! Sì! Altro atterraggio sereno? E? Buon compleanno, Kat! Gracias, amigos!